Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. La pillola di oggi sarà fulminea, nel senso che parleremo di fulmini e di temporali. Di nuovo, quindi di nuovo un argomento meteorologico. 3 luglio 2020 alle 20. Qui al nord-ovest è appena passata, come del resto era previsto da giorni, una linea temporalesca che ha attivato al suo seguito una supercella che in poche ore ha ricoperto gran parte della pianura padana. Da almeno 5 ore si sono susseguiti tuoni e lampi senza sosta. Ma come mai si verificano questi fenomeni elettrici in una nube temporalesca? Tanto che in inglese il temporale si chiama thunderstorm, letteralmente tempesta di tuoni. E quanto sono pericolosi e come ci si difende da questi fenomeni? Per cominciare a dare una risposta, dobbiamo tornare sul discorso dell'ultima pillola, e cioè a cosa c'è all'interno di un cumulonimbo temporalesco. Vi troviamo diversi protagonisti: goccioline di acqua allo stato sopraffuso, minuscoli cristalli di ghiaccio, pallottoline di neve e di ghiaccio, oltre che gocce di pioggia e protochicchi di grandine in caduta. Queste si muovono a seguito della spinta delle correnti verticali, che sono tante e variegate. Per sincerarsene basta guardare un cumulonimbus mammatus con tutte le protuberanze a forma di mammella, ognuna delle quali rivela una corrente ascendente, mentre quelle discendenti sono presenti lungo i loro bordi. E sono anche abbastanza violente queste correnti. Un effetto secondario di tutti questi moti variegati è che queste particelle tendono a strisciare le une accanto alle altre, elettrizzandosi, per lo stesso fenomeno per il quale lo strofinio di una bacchetta di plastica su una manica di lana elettrizza sia la bacchetta che la manica. Siccome la presenza delle particelle sopracitate non è costante, ma varia in funzione della temperatura, alla fine la nube si stratifica in diversi strati con cariche positive e strati con cariche negative. Anche il suolo, in presenza di un cumulonimbo che lo sovrasta, tende a elettrizzarsi. In questo caso si parla di elettrizzazione per induzione. Ed è lo stesso fenomeno per il quale un oggetto conduttore elettricamente neutro, se affacciato a un oggetto carico positivamente, diventa carico negativamente nel punto più vicino ad esso e positivamente in quello più lontano. L'aria non è un buon conduttore elettrico, anzi non lo è affatto, infatti è un dielettrico. Però se in uno strato d'aria inserisco due cariche elettriche opposte, queste creano un potenziale elettrico e se continuo a aumentare le cariche, anche il potenziale continua a crescere, finché a un certo punto si sviluppa una scarica elettrica che riequilibra il potenziale. Questo è quello che avviene quando nasce un fulmine. Nella fattispecie, il cumulonimbo temporalesco agisce come un enorme generatore. La particolare disposizione dei centri di carica fa sì che si possano avere diverse tipologie di fulmini, tra nube e suolo, tra nube e nube e anche intranube, cioè all'interno della stessa nube. Quelli delle ultime due categorie, cioè nube-nube e intranube, costituiscono circa il 90% dei fulmini, ma sono generalmente innocui proprio perché avvengono a livello delle nubi e non arrivano al suolo. Possono però colpire gli aerei in volo. Il rimanente 10% sono fulmini nube-suolo e la maggior parte di essi sono fulmini discendenti, cioè la scarica viaggia dalla nube verso il suolo. Di questi, la maggior parte avviene sotto il cumulonimbo e si tratta di fulmini generalmente negativi, in quanto la porzione inferiore della nube contiene un'abbondanza di cariche negative, cioè elettroni, mentre il suolo si induce con una carica positiva. Una frazione di fulmini però si sviluppa a partire da zone della nube intermedie, cariche positivamente, e tende a cadere lontano dal centro del temporale, laddove il suolo è carico negativamente per induzione.
Questi fulmini positivi, oltre che molto potenti, sono pericolosi proprio perché si sviluppano lontano dal centro del temporale, laddove uno potrebbe pensare che non vi sia pericolo, e infatti spesso causano incidenti gravi. Sfruttando la fisica è possibile intuire quanto lontano è caduto un fulmine, calcolando il tempo che passa tra il lampo e il tuono. La velocità della luce è di 3 in 10 alla 10 metri al secondo, quindi 30 miliardi di metri al secondo. Quindi un fulmine che cada a 50 km di distanza lo si vede praticamente istantaneamente, la differenza è di qualche microsecondo. La velocità del suono invece è di circa 331 metri al secondo. Se un fulmine cade a 10 km di distanza, il rumore del tuono lo si sente dopo 10.000 diviso 331, cioè circa 30 secondi. E quindi la distanza del fulmine in chilometri può essere calcolata dividendo il numero di secondi che trascorrono tra lampo e tuono per 3. E così abbiamo scoperto anche che cosa c'è dietro alla regola empirica presente sul manuale delle giovani marmotte. Generalmente il tuono non si sente più distintamente a distanze superiori a qualche decina di chilometri e quindi una regola empirica per reputare meno pericoloso dal punto di vista dei fulmini un temporale in allontanamento è di attendere che la distanza temporale tra lampo e tuono superi il minuto o addirittura che il tuono non si senta più. Ricordiamo anche che un temporale può scoppiare o arrivare in tempi molto rapidi, specialmente se siamo in montagna, e può estendere molto rapidamente l'area interessata dalle scariche elettriche, per cui occorre non aspettare troppo tempo da quando si sentono i primi tuoni, anche se sono sommessi, e cercare sempre il più rapidamente possibile un riparo. Questo vale anche e soprattutto quando si è nel mare. La corrente del fulmine si disperde nel materiale colpito. Se questo è un buon conduttore, e l'acqua lo è, soprattutto se salata, essa può arrivare molto lontano, la corrente del fulmine. Quindi, se si sta facendo il bagno, bisogna uscire subito dall'acqua, sia essa acqua di mare o di lago. Oggi non vorrei entrare nel dettaglio di come si origina una scarica elettrica, è un discorso abbastanza complesso. Ma vorrei spendere qualche parola su cosa attira i fulmini. In breve, ogni oggetto conduttore appuntito attira i fulmini e può agire da parafulmine. I metalli sono conduttori e infatti i parafulmini generalmente sono aste metalliche. Ma anche un albero isolato bagnato può diventare un parafulmine, perché l'acqua è un ottimo conduttore. Anche un campanile, specialmente se bagnato, diventa un parafulmine. Anche la cima di una montagna. Invece una foresta, che in genere è costituita da molti alberi, probabilmente tutti di altezza simile, non lo è più di tanto. Anche un essere umano in piedi su un prato piatto mentre piove può diventare un parafulmine, specialmente se tiene in mano l'ombrello aperto con la punta metallica in cima. Qui però vorrei specificare una cosa, è la forma appuntita e non la tipologia dell'oggetto ad attirare il fulmine. Per esempio, un orologio è metallico come un anello, ma non attira un fulmine. La stina del telefono con cui ci si fanno i selfie può anche essere di plastica, quindi assolutamente non conduttrice, ma se è bagnata, siccome è a punta, può attirare il fulmine. Quindi non ha senso cercare di sbarazzarsi degli oggetti metallici, qualunque siano, per difendersi dai fulmini, ma occorre invece fare in modo di non diventare noi stessi un parafulmine. In primis, questo è fattibile rimanendo a casa quando ci sono tuoni e lampi, ma se ciò fosse impossibile, bisogna cercare il riparo, allontanandosi dai possibili parafulmini, cioè da oggetti appuntiti nelle vicinanze e soprattutto cercando di non diventarlo noi stessi. Sono pericolosissime a questo proposito anche le spiagge proprio perché sono piatte e in generale tutti i luoghi aperti, tra i quali anche i sentieri di montagna. Un altro aspetto da non dimenticare è che oltre alla scarica diretta,
cioè se un fulmine dovesse malauguratamente colpirci, la scarica indiretta è altrettanto pericolosa. Cosa si intende con scarica indiretta? Beh, quando un fulmine colpisce un oggetto, montagna, campanile, albero, parafulmine, ma anche semplicemente il terreno, a partire dal punto di impatto del fulmine, sul terreno si formerà un campo di potenziale dei cerchi concentrici con un forte gradiente in diminuzione verso l'esterno. Questo perché il potenziale tende appunto a distribuirsi su cerchi concentrici il cui raggio aumenta progressivamente. Tra un cerchio concentrico ed il successivo, a causa dell'alta resistenza del terreno, si può formare una sensibile differenza di campo elettrico. E se una persona è sdraiata per terra ed è bagnata, tra le mani e i piedi della persona stessa la corrente potrebbe trovare una resistenza inferiore rispetto a quella nel terreno e quindi potrebbe decidere di passare attraverso il nostro corpo, i nostri vasi sanguigni, anziché sul terreno. E questo è il motivo per il quale molti animali, anche mandri di mucche, muoiono a causa del fulmine per la scarica indiretta. Questo può accadere tra l'altro anche se si sta camminando, perché la corrente potrebbe entrare da un piede e uscire dall'altro. In montagna le ferrate, ma anche le semplici corde, se sono bagnate, sono anche pericolose perché sono dei conduttori metallici attraverso cui la corrente può propagarsi. Ma i metalli non sono tutti cattivi. I metalli possono tornare utili se possono fornirci un riparo al loro interno, proprio perché la corrente tende a distribuirsi sulla superficie e non entra all'interno del metallo. Quindi all'interno di una struttura metallica, che si chiama gabbia di Faraday, siamo al riparo dalle correnti che appunto si propagano all'esterno. Quindi un'automobile con i finestrini chiusi, che è metallica, è un buon riparo, anche la cabina di una teleferica, un aeroplano, un tram, un bivacco di metallo, ma anche una grotta, una caverna, ma bisogna riuscire ad arrivarci. Con l'accortezza però di non toccare strutture metalliche che sono a contatto con l'esterno. Anche se uno fosse dentro casa, è buona regola star lontani da tutti gli oggetti metallici che possono avere collegamenti con l'esterno, quindi tubi dell'acqua, caloriferi, cavi elettrici, apparecchiature elettroniche collegate alla corrente. E anche è utile non rimanere vicini all'ingresso, perché il fulmine potrebbe entrare dalle porte. Infine, un segnale premonitore dell'imminente pericolo di fulmini può essere quando si nota che i capelli si rizzano in testa. In tale caso significa che noi ci stiamo elettrizzando per induzione e stiamo diventando un parafulmine. In quel caso i capelli tendono a disporsi seguendo le linee di forza del campo elettrico. Diventa inutile sottolineare che se mai uno si dovesse trovare in una simile condizione, potrebbe già essere tardi, per cui quello che deve fare è di scappare a gambe levate verso il più vicino riparo il più in fretta possibile. E se non ci fosse riparo, come si può difendere? Una soluzione è provare ad accovacciarsi tenendo i piedi uniti per evitare la corrente di passo di cui parlavamo prima, possibilmente in una depressione del terreno, in modo da non sporgere, da non diventare parafulmini. Se non si sta riempendo d'acqua è meglio, però è meglio essere bagnati che fulminati. E tutto questo per minimizzare l'effetto parafulmine e anche le conseguenze della corrente di passo. Ricordiamoci sempre che la corrente elettrica sceglie la strada con resistenza elettrica minore e bisogna evitare che il nostro corpo diventi quella strada, specialmente se siamo bagnati, potrebbe succedere. E se uno vicino a noi è colpito da un fulmine, dobbiamo aver paura di beccarci la scarica anche noi se lo tocchiamo? Innanzitutto la prima regola è quella di non lasciarsi prendere dal panico. Le persone colpite da scariche elettriche vanno soccorsi immediatamente con rianimazione e primi soccorsi. Tra l'altro potrebbero anche subire ipotermia per via del temporale della pioggia, sono bagnati. Non bisogna invece aver paura per la scarica elettrica, perché non ci si prende la scarica se si tocca una persona fulminata, non si prende neanche la scossa, il corpo umano non immagazzina le cariche.
E ovviamente poi per tutto ciò che c'è da fare dopo sarebbe meglio avere un consiglio medico se non si ha esperienza di primo soccorso per non fare danni. A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi quante persone in media sono colpite dai fulmini, quante vittime ci sono. Per quanto riguarda il mondo, un recente articolo di Ronald Hall ha stimato in circa 4.000 persone il numero medio annuo di morti a causa dei fulmini, un numero che probabilmente è sottostimato in quanto i dati di molte nazioni erano incerti. Negli Stati Uniti abbiamo dati più sicuri grazie al National Weather Service e si parla di circa 50 vittime all'anno. La probabilità di essere colpiti da un fulmine sarebbe di 1 su 1 milione, però se la integriamo sulla vita media di una persona diventa 1 su 15.000 circa. Ci sono altre fonti che danno cifre un po' diverse. Però fortunatamente non sempre si muore dopo essere stati colpiti da un fulmine. Per esempio c'è il signor Roy Sullivan negli Stati Uniti che è sopravvissuto a ben 7 scariche di fulmini. In Italia le statistiche più recenti parlano di circa 20 vittime all'anno, che è un dato che secondo l'Istat rappresenta uno dei valori più piccoli tra le cause di morte. Ma comunque, per quanto abbiamo detto prima, si potrebbe cercare di azzerare questo dato, sarebbero sempre 20 persone in più che non muoiono. Vorrei concludere questa pillola di oggi passando dall'aspetto meteorologico a quello climatico. La frequenza dei temporali sta aumentando dalle nostre parti? Premettendo che non è semplice fare statistica su fenomeni così a piccola scala e variabili nel tempo e nello spazio come i temporali, possiamo citare i risultati di un recente studio di Tazarek e altri del 2019 sulla distribuzione dei temporali in Europa. Risultano localizzati principalmente sulle zone costiere del Mediterraneo, soprattutto lungo la penisola italiana e sulle pendici meridionali delle Alpi, nel periodo compreso tra maggio e novembre. E negli ultimi 20 anni, oggetto dello studio, gli autori hanno riscontrato un aumento di temporali di circa 5-10 temporali in più nella zona alpina. E per quanto riguarda i temporali intensi, l'aumento più significativo è stato osservato nel nord Italia, di nuovo nell'area alpina. Per quanto riguarda invece il clima futuro, possiamo citare i risultati dello studio di Puccic e altri del 2017, che hanno visto cosa potrebbe succedere con gli scenari di cambiamento climatico più significativo, cioè gli scenari RCP 4.5 e RCP 8.5, che mostrano per la fine di questo secolo, l'ultimo trentennio dal 2071 al 2100, un incremento ulteriore della frequenza di situazioni temporalesche nelle stesse aree geografiche in cui abbiamo visto l'aumento degli ultimi 20 anni. E la causa sarebbe principalmente l'aumento dell'instabilità latente, che potrebbe essere derivata dall'aumento dell'umidità nella bassa troposfera. Insomma, pare che il cambiamento climatico ci stia costringendo e ci costringerà ancora di più ad abituarci a temporali più frequenti, soprattutto nelle aree alpine e prealpine e nelle zone costiere. E quindi dovremo abituarci ad avere a che fare più spesso anche con i fulmini. Con queste parole, per oggi vi saluto e ci sentiamo alla prossima pillola meteoclimatica.